In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Gesù non ha paura di avvicinarsi ai lebbrosi, non ha neppure timore di toccarli, contravvenendo alla legge di Mosè che lo vieta. Gesù non ha paura del contagio. Il miracolo narratoci da Marco arriva al termine di una giornata di Gesù a Cafarnao. Questo lebbroso è un uomo che ha preso coscienza della propria situazione disperata e che soprattutto ha compreso che soltanto Gesù può ottenere la salvezza di cui ha bisogno. Egli non ha paura di trasgredire la legge che lo obbliga a stare a distanza e che nel suo caso si rivela davvero come solo tradizione degli uomini. Il suo inginocchiarsi ai piedi di Gesù e la sua preghiera sono il segno della sua fede profonda che supera ogni timore. Di fronte alla lebbra, Gesù non resta indifferente, si commuove, porge la mano al lebbroso e lo tocca. L'amore è più forte di qualsiasi legge, anche di quella di Mosè. La scomparsa della lebbra è qualcosa di più grande della guarigione fisica. Significa la reintegrazione del malato all'interno di quella società dalla quale era stato escluso. Ma la guarigione che Gesù opera ha un prezzo. Guarito il lebbroso, ecco che Gesù non poteva più entrare pubblicamente nei villaggi, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti. Ovvero Gesù si trova nella situazione che era prima del lebbroso. Gesù prende su di sé la sofferenza dell'altro e appare come il servo sofferente che ha assunto le nostre infermità. La guarigione quindi va compresa alla luce dell'impotenza della croce, dove l'unico senza peccato occupa il posto dei peccatori, di coloro che sono nella vergogna e nell'umiliazione. La potenza della guarigione si manifesta al prezzo di un impoverimento e di un indebolimento di Cristo Gesù, che troverà la sua massima manifestazione nella croce.